Buongiorno, grazie. Io ringrazio il presidente all'ASIA, il professor Stecco, di cui mi onoro di essere amico, per avermi invitato in questa prestigiosa e credo utilissima iniziativa. Ora, devo condividere le slide con voi, ecco, forse la regia me le sta inviando, vedo. Eccola. Spero si veda e mi scuso di queste incertezze iniziali. Beh, insomma, il compito mio è più facile perché il dottor Giustetto ha definito quel perimetro fiduciario con il proprio medico all'interno del quale possono e devono passare certe informazioni. Queste informazioni che fanno riferimento evidentemente a quelli che sono gli strumenti che in questo momento vengono offerti per far fronte finalmente all'epidemia, alla pandemia di cui stiamo soffrendo e quindi di passare da un atteggiamento passivo, contenitivo, restrittivo a quello che può essere proprio un'iniziativa effettivamente per rendere vano quella che è la circolazione attuale del virus. Ora, il vaccino è un'arma che insomma, il dottor Giustetto ha fatto un piccolo excursus storico e insomma fa parte della nostra vita moderna da partire da qualche centinaio di anni. Beh, certamente sì, i vaccini si possono fare in tanti modi e vedremo come c'è stato un crescendo da un punto di vista tecnologico. In basso vedete una proteina che viene praticamente ricostruita in laboratorio e che rappresenta quello che può essere un utile oggetto di reazione immunitaria da parte del nostro organismo. Per cui la si può coniugare con quello che chiamiamo adiuvante, che magari rinforza la risposta immunitaria, e può darci un vaccino, per esempio, come può essere il vaccino antitetanico. E questo è un vaccino che fa riferimento a una tecnologia di oltre 30 anni fa. Poi c'è il discorso molto più interessante del virus attenuato, un virus che è capace di moltiplicarsi, ma non più capace di determinare la malattia, contro cui il nostro sistema di difesa è chiamato a reagire. È il caso, per esempio, del vaccino antimorbillo, del vaccino antipolio. Poi c'è il virus ucciso addirittura o inattivato. Per esempio, questo è uno dei tentativi cinesi di fronteggiare il Covid-19, andando a sviluppare, fra gli altri, anche un vaccino appunto caratterizzato dall'intera particella, però ovviamente non più in grado di ledere, di replicarsi diciamo, nell'organismo umano. Invece, più recentemente sono state sviluppate quelle che vengono chiamate, le sentite nominare come piattaforme, ovvero si tratta di tecnologie versatili che possono portare a una formulazione di un vaccino con sistemi nuovi. Sono pronte da 2 o 3 anni circa. La prima è rappresentata da che cosa? Da un vettore virale. Cosa vuol dire? Beh, è proprio il virus che ha facilità a entrare nelle cellule che noi andiamo a utilizzare per far sì che nelle cellule stesse porti che cosa? O la proteina preformata oppure più facilmente quello che è il codice genetico che la fa sintetizzare, cioè che la fa produrre, no? Allora prendiamo dei virus strani, prendiamo l'adenovirus del gorilla che non si replica nel genoma, diciamo nel corpo umano, e per assicurarsi ciò con la tecnologia oggi gli si va a tagliare un pezzettino di codice genetico in modo che siamo sicuri che né si possa replicare né si possa integrare nel nostro genoma umano. Il punto, diciamo, ulteriore che ha caratterizzato e caratterizza la tecnologia del vaccino che stiamo distribuendo è quello della cosiddetta tecnologia a RNA messaggero, cioè praticamente è una sorta di stampo preformato che viene introdotto all'interno delle nostre stesse cellule, grazie a che cosa? A delle nanoparticelle fatte di grassi, in modo che diciamo, la lipofilia porti questo RNA dentro le nostre cellule. Le nostre cellule, vivendo, producono proteine in continuazione. È come inserire uno stampo in una catena di montaggio attiva e viene a questo punto prodotta la proteina. La proteina contro la quale noi stessi dobbiamo reagire. Il nostro sistema di difesa si accorge che non fa parte del nostro organismo e quindi costruisce contro questa proteina una risposta immunitaria, una risposta difensiva.
Andiamo a vedere cosa succede. Uno dei quesiti che ci siamo posti dice: però, accidenti, hanno fatto presto a produrre questo vaccino, non sarà che magari qualche tappa è stata saltata? Beh, qui occorre fare una premessa, che sicuramente un sacco di conoscenze erano disponibili proprio perché i cinesi, dopo la prima SARS del 2003, si studiare i coronavirus. Si è accorto che i coronavirus avrebbero potuto rappresentare una minaccia ulteriore per il genere umano dopo la prima SARS, e così è già stato nel 2012, quando la MERS, questa sindrome respiratoria del Medio Oriente, è stata identificata, che è un'epidemia, fra l'altro, ancora in corso, da 4-5 casi nuovi a settimana. E poi si è arrivati ovviamente a questa terza esperienza, purtroppo, la più devastante per la diffusibilità di questo virus. Però gran parte delle conoscenze genetiche erano disponibili. Già studi in vitro, studi su modelli animali erano stati fatti. C'era già un'ipotesi ingegneristica su come fare un vaccino. Per cui questa tappa è stata praticamente quasi saltata, perché già percorsa in precedenza. Poi cosa si è fatto? Il clima di urgenza ha fatto sì che, vedete, le diverse fasi, le tre fasi di sviluppo di un vaccino siano state imbricate. Ovvero, io inizio la fase 1, che è la fase per verificare se il vaccino è tollerato ed è sicuro. Quando vedo che le cose iniziano ad andare bene o i primi risultati, non aspetto di terminare la fase 1 per iniziare la fase 2, ma questa la inizio di già. Questo mi permette di accorciare i tempi. La fase 2 che cos'è? Verifico se questo vaccino, che si è stabilito essere sicuro, è anche capace di determinare una risposta immunitaria. E quindi questa fase 2 va avanti. Quando mi accorgo che la fase 2 produce i risultati desiderati, non aspetto la fine della fase 2, ma parto con la fase 3. Fase 3 è fatta per cosa? Per verificare se questa capacità di generare una risposta immunitaria corrisponde poi nei fatti a una reale protezione valutata in un ambiente, diciamo, in un ambiente spontaneo, in un ambiente comunitario. E quindi questa imbricazione ci giustifica il fatto che il 27 di dicembre in tutta Italia, in Piemonte e qualche giorno prima nel Regno Unito e altrove si è potuto addirittura iniziare a vaccinare gli umani con un vaccino che è stato approvato senza che venisse sacrificata da un punto di vista qualitativo o quantitativo alcuna delle tre fasi previste di sviluppo. E quindi questo è stato uno dei, diciamo, degli aspetti che ha caratterizzato lo sviluppo di questo vaccino, la velocità, ma è una velocità che contiene tutti gli elementi che ci servivano. Adesso, quindi vedete come è stato effettivamente possibile ridurre. Allora, andiamo a vedere un attimino, perché tanti dubbi sui vaccini, diciamo il tema dei vaccini è un tema piuttosto incline a generare speculazione, ma questo è ben prima che arrivasse il Covid-19, quindi lo sappiamo. Che cosa c'è in questo vaccino? Ecco, vedete, qui c'è proprio un altro degli effetti della crescita della tecnologia, della modernità. Voi dovete pensare a questo vaccino, a qualcosa come se acquistate un'automobile oggi, guardate il cruscotto, che cosa c'è, pensate a che cos'era il cruscotto di un'automobile di 40 anni fa. Questa è più o meno la differenza in termini percettivi per quanto riguarda il livello tecnologico di un vaccino nuovo di oggi. Che cosa c'è dentro il nostro vaccino? Innanzitutto c'è questo RNA messaggero, che è la copia sintetica fatta in laboratorio di quello che è il codice del virus in quel tratto che prevede la codificazione della proteina, questa famosa proteina spike, proteina di superficie, che media la capacità del virus di entrare nelle nostre cellule. Per cui se noi riusciamo a generare una risposta contro questa proteina, ci opponiamo all'ingresso del virus nelle cellule. Poi che cosa c'è dentro questo vaccino? C'è del colesterolo, c'è del sale da cucina, c'è del cloruro di potassio, un po' d'acqua, il saccarosio, un paio di stabilizzatori alcolici. Beh, insomma, signori, dobbiamo pensare che noi abbiamo fatto vaccini con le proteine delle uova, abbiamo fatto vaccini con l'alluminio, ve le ricordate l'antitetanica che lasciava un doloretto, vero, ove ci si siede per diversi giorni. Questi sono vaccini molto, molto più leggeri. Questo anche proprio nella volontà di creare intorno alla vaccinologia quello che è il clima che la vaccinologia oggi si merita, cioè di una procedura che effettivamente è al di sotto dei rischi medi di un qualsiasi farmaco. Questo è giusto per dire. E allora andiamo a vedere come è fatto il nostro vaccino.
Molto semplicemente, eccolo qua. Questo codice che prevede e contiene le informazioni per produrre la proteina è che cosa? Una nanoparticella di grasso. Basta. Quindi è molto molto semplice dal punto di vista. Questo viene iniettato e raggiunge proprio per l'ipofilia, perché il grasso diciamo, ha facilità a arrivare alle membrane all'esterno delle nostre cellule e a inglobare questo RNA messaggero. Questo RNA messaggero è un qualcosa che la nostra cellula riconosce immediatamente perché fa parte della sua catena di esistenza, produce proteine, quindi lo infila in una catena produttiva e da qui viene prodotta questa proteina detta spike, questa proteina di superficie che caratterizza anche morfologicamente il coronavirus e che media appunto l'adesione del coronavirus alle nostre cellule. Ecco che quindi le nostre cellule a un certo punto in superficie esprimeranno questa proteina e poi a un certo punto faranno la loro vita, moriranno, disperderanno questa proteina in giro ed ecco che le nostre cellule, e qui c'è una sequenza di dignità, diciamo, identificativa piuttosto precisa, sono gli studi dell'immunologia degli ultimi 50 anni, si parte dalle cellule dendritiche, ma anche altre cellule che, diciamo, si accorgono di questa proteina che non appartiene al nostro corpo, la processano e la vanno a presentare a delle cellule che in quel momento sono cosiddette naive, aspettano una sorta di battesimo, ma che successivamente diventeranno che cosa? Delle cellule memoria, cioè per tutta la nostra vita noi avremo delle cellule dedicate solo alla proteina spike del coronavirus e ogni qualvolta il coronavirus si presenterà alle nostre mucose, al nostro sistema respiratorio, ci sarà una risposta più o meno vivace, lo scopriremo nel tempo, che ci permetterà effettivamente di limitare o l'infezione stessa, quindi l'acquisizione, o comunque le conseguenze dell'infezione. Vedete come da qui poi queste cellule vanno a cooperare fra di loro ed ecco le cellule B, ed ecco le plasmacellule, ed ecco la produzione di anticorpi. Gli anticorpi sono per noi rappresentano un elemento di linguaggio facile in immunologia perché possiamo dosarli, misurarli, ma c'è anche una componente che poi rimane, che è quella della memoria cellulare. Noi abbiamo anche una risposta cellulare antigene specifica proprio perché avremo dal giorno del vaccino in poi, via via che si sviluppa questa risposta, delle cellule memoria che ci proteggeranno. Vi faccio l'esempio più banale. Qualcuno che all'età mia si ricorda di aver sviluppato il morbillo quando era piccolo, oppure qualcuno più giovane che è stato vaccinato. Ecco, o l'infezione o il vaccino hanno prodotto delle cellule memoria, motivo per cui voi non siete più preoccupati di acquisire e sviluppare il morbillo, perché ogni qualvolta, ed è successo, credetemi, il morbillo ha bussato alla vostra porta, c'erano queste cellule memoria pronte ad aggredirlo e a far sì che non desse alcuna manifestazione. Quindi si cerca di generare questa memoria. A questo punto io che sono stato vaccinato, io ho una corazzata di cellule che sono contro la proteina del coronavirus e mi sento molto più protetto. Se il coronavirus riuscirà ad arrivare a me, beh, io avrò questa difesa pronta. E guarda, guardate un po', il 10 di dicembre il vaccino Pfizer-BioNTech assurge a pubblicazione dimostrativa in cui ci vengono presentati i dati di questo studio sulla vaccinazione. Per gli scettici dico che è stato uno studio doppio cieco randomizzato versus placebo, cioè alle persone veniva iniettato 0,3 ml di una soluzione trasparente, ma né il medico né il soggetto sapevano se si trattava del placebo, ovvero acqua fresca, oppure del vaccino. Allora guardate, guardate la potenza di questo vaccino, e in questo c'è un altro aspetto della modernità, del progresso. Guardate come già al decimo, dodicesimo giorno, dalla prima iniezione, vedete il grafico, quei pallini rossi? I soggetti che hanno ricevuto il vaccino iniziano a essere protetti, ma dalla prima iniezione addirittura, vedete? Allora ben si capisce come effettivamente da un punto di vista, diciamo, dell'efficacia protettiva del vaccino, i risultati non sono assolutamente ambigui. Nel momento in cui partì la corsa sperimentale al vaccino, la Food and Drug Administration e l'OMS dissero, ma che sia almeno
efficace nella misura del 50%. Qui ci viene presentato un prodotto che è efficace per il 90%. E così più o meno tratta dei dati definitivi o preliminari di una serie di altri vaccini che verranno. Questo credo sia effettivamente il messaggio che ci deve arrivare. Cioè, a un certo punto cosa hanno fatto? Hanno aperto i codici, hanno visto che erano i casi in questa popolazione di cui non conoscevamo la distribuzione vaccino placebo, erano quasi tutti dalla parte del placebo. E gli effetti collaterali? Beh, gli effetti collaterali gravi sono stati addirittura più frequenti, leggermente più frequenti nel gruppo placebo. Il che vuol dire evidentemente che questo è un vaccino molto tollerato ed è verosimilmente, se guardate per esempio quella che può essere la differenza fra placebo e vaccino in termini, vedete, di senso di stanchezza, di mal di testa, di brividi, di febbre, di diarrea, di vomito, di dolori muscolari, beh, siamo assolutamente nell'eccellenza per quanto riguarda la tollerabilità e la sicurezza dei vaccini. Insomma, chi ha fatto altri vaccini nella propria vita, beh, insomma, personalmente anche l'encefalite giapponese o cose del genere, beh, sono vaccini che hanno una tollerabilità ben diversa. Questo è un vaccino effettivamente che da questo punto di vista ci dà le massime garanzie. Un altro sta per arrivare ed è quello che sarà molto più facilmente maneggiabile nella medicina del territorio. Il cosiddetto vaccino, i nomi li possiamo fare, tanto ormai sono nel dominio pubblico, AstraZeneca. Qui il vettore non è la micella lipidica, ma è un adenovirus appunto. Questo adenovirus che non porterà RNA messaggero ma porterà DNA. Questo da una parte ci genera quello che forse è il vantaggio più immediato. Il DNA è molto più resistente dell'RNA messaggero, è meno delicato. Questo fa sì che effettivamente, lo sapete, è stato provato nelle mummie il DNA, cioè il che vuol dire effettivamente molto più stabile. Questo fa sì che questo è un vaccino che potrà essere tenuto per esempio nel frigo di casa in teoria. Ma quindi è molto più facile negli ambulatori dei medici di base che possa star lì delle settimane, dei mesi, in perfetta efficienza, pronto a essere immediatamente usato laddove il soggetto si presenta, senza dover, diciamo in questo senso, architettare chissà quali catene del freddo che al momento sono. Allora vedete che cosa succede, che questo, quel pezzettino di DNA del virus, diciamo del codice genetico del virus, trasformato in DNA, va dentro questo adenovirus di scimmia. Un adenovirus incapace di replicarsi nell'uomo, ma capacissimo, una volta iniettato, di andare dentro le nostre cellule. Questo va dentro le nostre cellule, vedete? Rilascia il suo, quella parte di DNA che codifica per la proteina spike, questa proteina spike viene poi prodotta e da lì il percorso è lo stesso rispetto a quello che abbiamo già visto per il primo vaccino RNA messaggero. Quindi c'è il reclutamento di queste prime cellule, la presentazione dell'antigene, il coinvolgimento di diversi tipi di cellule, la produzione di anticorpi, la produzione di diciamo queste cellule memoria pronte ad aggredire l'antigene, il virus in questo caso, ogni volta che il virus si presenta. In questo caso abbiamo come vantaggio ulteriore il fatto che possa essere appunto tenuto in. Ma allora, se mi permettete 2 minuti, se ce l'è ancora, a chi lo somministriamo il vaccino? Perché in questo momento ci prefigurano dei panorami piuttosto diversi, molto attraenti, l'immunità di gregge, ovvero il fatto che a un certo punto ci sarà talmente tanti soggetti protetti che il virus non riuscirà più a circolare. Questo è un obiettivo molto ambizioso che contiamo di raggiungere, ma ce n'è uno precedente, secondo me. Perché se andiamo a vedere noi perché in questo momento abbiamo restrizioni, abbiamo restrizioni perché servono a far sì che il numero di malati di Covid-19 che raggiungono gli ospedali sia entro le nostre capacità assistenziali. Ospedali, ricovero convenzionale e terapia intensiva. Se prendete il mio reparto e fate un calcolo più o meno dell'età media di chi va in ospedale, vedete, poi dipende dal periodo, si va da 67 a 75 anni. È chiaro che, come ho detto, ho visto io morire persone molto più giovani di me, io ho 62 anni, e ce ne sono, vedete, la coda delle età in questa diapositiva, però vedete come una maggioranza numericamente esuberante di soggetti che creano questa domanda assistenziale è oltre i 60 anni.
Se andiamo anche a vedere la storia di quella che è stata fino adesso l'epidemia in Piemonte, vedete, abbiamo qui la prima ondata e la seconda ondata. Io ho proprio fatto questo confronto settimana per settimana e questi sono i ricoveri in terapia intensiva. Vedete, nella prima ondata abbiamo questi numeri, il picco è stato i primi di aprile, nella seconda ondata dei numeri leggermente più bassi, ma purtroppo vedete più dilatati nel tempo. Nel senso che forse quello che siamo stati capaci di fare nella seconda ondata, e nella prima non potevamo farlo, è di dilatare questa domanda massiccia in tempi più ampi, e per questo ci ha permesso di ammortizzare la domanda molto meglio. Lo stesso quello che abbiamo fatto in Piemonte, questo è un primato del Piemonte, devo ringraziare, diciamo, la sensibilità di tutti voi che ci avete sollecitato in questa direzione, del dottor Manno, del professor Stecco, ma la stessa cerchia dell'assessorato alla sanità. In Piemonte abbiamo assistito fino alla ventilazione non invasiva, ovvero all'intubazione, nei reparti convenzionali. Cioè, per salvare i posti di malattie di terapia intensiva, abbiamo effettivamente utilizzato e utilizziamo oggi l'assistenza ventilatoria, per esempio, compreso il cosiddetto casco, in reparto, non in terapia intensiva. In terapia intensiva si va se effettivamente è necessario procedere all'intubazione. In Piemonte il rapporto di occupazione letti convenzionali terapia intensiva che è oltre il 15,5. Considerate che la Lombardia ha 7, cioè la Lombardia ne manda molti di più in terapia intensiva di noi e poi si lamentano che non hanno i letti. In Piemonte è stato fatto in silenzio, com'è nella caratteristica della sobrietà di questa regione, è stato fatto un intervento che dal punto di vista assistenziale è stato assolutamente prezioso. Questo è un qualcosa che a questa regione va riconosciuto. E se andiamo a vedere, vedete, questo è un po' ho fatto un piccolo specchietto di quello che è il momento di stallo della curva in Italia, no? Inizio, discesa della seconda ondata, quel piccolo recupero, forse la pausa natalizia ha permesso che non risalisse subito, adesso siamo in un momento certamente delicato. Ma una cosa che mi sono chiesta, vedete, questo ci spiega perché dobbiamo vaccinare immediatamente gli anziani. Guardate la prima e la seconda ondata, il confronto fatto per i decessi. Io a un certo punto mi chiedevo e chiedevo ai miei, alla fine d'ottobre, ma perché ho gli stessi casi ricoverati e ho così poche morti, ho così pochi decessi? Io ho detto, ma siamo davvero così bravi a curarli, eccetera. Ma io speravo che fosse questa la risposta. E forse qualcosa abbiamo sicuramente imparato. Però se andiamo a vedere, è molto, molto, molto spiegabile il fatto. Ho trovato poi a un certo punto questa distribuzione delle nuove infezioni per età. Guardate la fascia oltre i 65 anni. Che salto fa a partire dall'inizio di ottobre? E allora ecco che ho capito che cosa è successo, che noi fino alla fine d'ottobre avevamo protetto i più vulnerabili e per questo avevamo molti meno decessi. Poi a un certo punto, evidentemente, l'intensità è stata tale per cui nel momento in cui vedete la corrispondenza esatta, io vedo l'aumentare dell'infezione nei soggetti che hanno più di 65 anni e puntualmente 2 settimane dopo vedo aumentare la richiesta di ricovero. E questo ci insegna effettivamente, al di là del fatto che certi fenomeni sono prevedibili, quindi è prevedibile una certa organizzazione anche assistenziale, però ci dice quanto è importante, vedete, proteggere determinate fasce. Questa è una malattia che non è tutto uguale, è dicotomica, è una malattia che si trasforma dopo i 60 anni. Prima ci dà numeri a volte singolarmente tragici, però come macrodemografia irrilevante rispetto a quello che succede dopo. Guardate anche in termini di decesso, vedete la stessa correlazione. Aumenta l'infezione negli anziani e aumenta 2 giorni dopo il numero di morti. Molto proporzionalmente, è una relazione lineare, assolutamente. Quindi io, se voi mi dite quante infezioni accadono per 100.000 abitanti in una certa fascia d'età, io vi dico 20 giorni dopo più o meno quante persone moriranno. Questo è un qualcosa che ci spinge effettivamente, e non voglio andare oltre su questo punto, a che cosa? A un obiettivo che possiamo raggiungere secondo me entro l'estate. Cioè io credo che se noi riusciamo con una politica mirata, con grande sforzo, senza né sabati né domeniche, a vaccinare i soggetti oltre i 60 anni, noi da quel momento in poi tutto ciò che sarà necessario fare lo faremo con la massima serenità. Perché gli ospedali saranno a disposizione dell'oncologia, della ginecologia, della cardiologia, di tutto ciò che oggi viene sacrificato. E potremo strategizzare le vaccinazioni nei ragazzi, negli insegnanti, lì potremo valutarlo, ma ci saremo tolti
Che cosa? Quella popolazione che in questo momento per il 95% dei casi occupa i nostri ospedali. Per cui mi raccomando, aiutiamoci tutti, è un momento di sforzo collettivo, forse non tutti hanno la percezione del tragico momento che stiamo attraversando, però io credo che lavorando come abbiamo iniziato a lavorare in questa seconda fase, possiamo prefiggerci degli obiettivi ambiziosi, un po' come quelli che vi ho descritto. Vi ringrazio moltissimo.